Giornata tutta campana per il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini. In mattinata il ministro ha visitato l'Istituto Enrico Fermi di Aversa per poi recarsi a Lipia di Miano, area nord di Napoli, dove si è dapprima soffermata sulle creazioni dei giovani studenti, dall'arte culinaria a quella stilistica, per poi lasciarsi intervistare da un gruppo di ragazzi che seguono corsi di giornalismo. In seguito il ministro ha presenziato al convegno organizzato tra gli altri dall'AVOG, Associazione Volontariato Guanelliano, sul problema della dispersione scolastica e dei destini delle giovani generazioni, presenti numerosi esponenti della legalità e della magistratura. Il titolare del Dicastero dell'Istruzione ha focalizzato l'attenzione sulle necessità delle regioni del Sud nell'ambito didattico e ha parlato dei fatti avvenuti a Roma sabato scorso, prima della finale di Coppa Italia. Sì, sai, quello che tu chiami abbandono scolastico poi è tutto il fenomeno della dispersione, no? Cioè il fatto che molti ragazzi, purtroppo, soprattutto in certe regioni del paese, le regioni meridionali, anche la Campania, rinunciano a un certo punto a studiare, e non perché siano meno volenterosi, spesso, ma perché hanno delle condizioni di vita più difficili. Allora la scuola, che è un punto di riferimento non solo per imparare cose e per approfondire conoscenze, lì, soprattutto lì, deve fare il suo ruolo, deve esercitare il suo ruolo, che è quello anche di punto di riferimento sociale. Che cosa facciamo? Stiamo cercando di sviluppare, di potenziare tutto il grande capitolo, che è quello dell'orientamento, che è quello anche della maggiore apertura e presenza delle scuole nel territorio. Ti faccio un esempio concreto: se una scuola come questa potesse stare aperta tutto il giorno, potesse anche nel fine settimana offrire agli studenti delle opportunità di venire qui. Voi studiate, ho visto, per fare i cuochi, per fare i sarti, gli stilisti, e quindi se si potesse far sì che tutte queste attività si colleghino di più e meglio con il resto della vita, questo sarebbe già uno sforzo. Dice, ma allora è così semplice? Beh, ci vuole anche un po' di impegno economico, perché questo significa tenere le scuole più aperte, significa avere più personale, insomma, tante cose che capisci, e quindi mettere la scuola al centro significa anche lavorare su questo. Ok, Ministro, si continua a discutere di quanto accaduto a Roma prima della finale di Coppa Italia. Secondo lei è anche un problema di cultura, quindi di partire dalle scuole? Eh sì, il nemico più agguerrito e anche più efficace della civiltà, e questo non è stato un esempio di civiltà, è l'ignoranza, quindi si parte da qua.